forma e bellezza. È questo il titolo della mostra evento dedicata a Lino Di Netto, con la quale la Medusa, Centro di Cultura e l'amministrazione comunale di Este rendono omaggio a uno degli artisti italiani più importanti del secolo scorso, che ha iniziato ad apprendere i primi rudimenti della sua arte in una città che si apprestava ad uscire dalla guerra e dalla miseria. Noi della Medusa cerchiamo di portare in Medusa, nel centro culturale, le caratteristiche delle arti, le più tecniche specializzate, cioè il nostro lavoro, il nostro intendimento è quello di portare degli specialisti nelle varie tecniche artistiche, possono essere pittoriche, e possono essere delle incisioni in particolare, perché la tradizione della Medusa è partita da questo grazie a un nostro amico e fondatore Turi Fedele, e quindi noi abbiamo ereditato questa grande possibilità di continuare quest'opera. Avendo parlato con Lino ci ha fatto capire che aveva una gran voglia di esporre a Este, e dopo un paio d'ore di discussione abbiamo scoperto che Lino, come estense, come nato a Este, voleva venire e in questo caso portare delle cose inedite, delle cose che lui aveva pensato per Este, aveva dipinto pensando a Este e sognando a Este. Ad Este il maestro Lino Di Netto è nato e ha lasciato i suoi più intimi e emozionanti ricordi legati all'infanzia, i quali hanno influenzato successivamente la sua produzione pittorica. La Medusa, in collaborazione con l'amministrazione comunale, riportano dopo così tanti anni Di Netto ad Este, con oltre 100 opere ospitate in 3 sedi di grande prestigio: il Museo Nazionale Testino, la Pescheria Vecchia e la sede della Medusa nel chiostro dell'ex vescovile. Lino Di Netto è per Este un grande orgoglio. Devo dire grazie a Lino Di Netto che ha accettato di portare a Este questa sua personale. È una mostra molto originale perché ha degli inediti e soprattutto inediti legati ai paesaggi e territori estensi. Lino Di Netto ha portato nel mondo il nome della nostra città perché è un artista conosciuto in tutto il mondo. La sua presenza, le sue opere qui tra noi sono un omaggio che la città di Este gli vuol fare per quello che ha rappresentato per la cultura italiana nel mondo in questi tanti anni in cui lui ha dipinto e ha creato veramente la bellezza. È un'opportunità anche legata a un bellissimo catalogo che vorrà essere per noi anche il ricordo della sua presenza a Este e in questi luoghi in cui lui ha iniziato la sua attività come studente, perché in questa sala per esempio ha iniziato le scuole proprio, e quindi abbiamo voluto che la mostra partisse dalla sala delle colonne oggi del Museo Nazionale a Testino. Allora, quando lui frequentava le scuole, era il salone dove i ragazzi della scuola elementare, che era proprio presente in questi locali, si incontravano durante i momenti di libertà. E quindi è un elemento anche veramente affettivo, di abbraccio della città nei confronti di un suo concittadino di cui veramente siamo orgogliosi. La mostra è un diario inedito di emozioni che colgono l'artista quando parla o pensa alla sua città natale. In esposizione ci sono, oltre a grandi opere inedite della produzione più recente, una quarantina di quadri che l'artista dedica ad Este, colta negli angoli più noti, come il Ponte di San Francesco o la Piazza Maggiore, ma anche in quelli più nascosti che si intrecciano con la memoria dell'artista. È un grande omaggio che mi fa la città, ma nello stesso tempo sono felice di fare l'omaggio perlomeno di tutto ciò che mi rappresenta e che ho fatto qui, sia vicino sia lontano, insomma. Sono abbastanza emozionato perché è chiaro che ritornare così dopo tanti anni e poi in questa sala stranissima che mi ha tanti ricordi, perché io da qui, diciamo così, sono partito per il mondo proprio da questa scuola. Di Netto costituisce un patrimonio artistico dell'intera città. La sua presenza ad Este travalica l'arte e sconfina nell'affetto sottratto all'oblio
che sempre più coinvolge fatti, persone e accadimenti anche recenti. Ah, il segno per me è stata la scoperta, cioè la chiave per capire come si può leggere l'opera d'arte, come è strutturata un'opera d'arte. La mostra rimarrà aperta fino al 17 novembre, giorno in cui si potrà incontrare l'autore, e durante l'esposizione sarà disponibile un prestigioso catalogo e le cartoline con la riproduzione dei paesaggi più belli e significativi dedicati ad Este.